C'è lotta per il comando con Sumillon che impegna Selvaggia Dea a largo Saira. Il numero 4 a tabellone si va al completamento del lancio in 14 e il Buon Viaggio Bevi l'Acqua Commandard Operation. Parte alla grande Svevadeta che si impone nella sia di Saira. Completamento e la piegata, si completa anche il quarto, che se ne va in 30 e mezzo, passa il 7 di Saira, viene via in laete di Ragioniera Modio. Parte bene, viene via anche Superba Par e l'8 di Sebastian Dino. Sta passando la targata Ete. 45-4 i 600 e così a comandare la Sveva con Ivan Amodio al comando. Si migliora Superba Par, però ora è costretta Nasino al vento. Mezzo miglio in 1-1 e mezzo, 16-1 di frazione. E cavalli che affrontano il penultimo rettilineo con la Yankee Slide in chiaro vantaggio. Si va al chilometro in 16,4, 14,9 di frazione. E la Superba si è messa nella scia di Sveva che allunga e si distende. E viene via ora alla grande il numero 3 di Selvaggia Dea. E Selvaggia cerca l'aggancio. E la Yole Yannaka con la sua Dea impegna a fondo l'ete di Amodio. Sembra passare la Selvaggia Dea. Selvaggia insiste, sta passando gradatamente in leggero vantaggio. Tenta di rientrare, Svevadeta, lotta serrata. Cavalli in zona, traguardi, in ragioniera Amodio, torna la vittoria alla grande con questa targata Ete. Proprio questa mattina mio fratello ha parlato col ragioniere, ha detto è poco tempo, anzi è molto tempo che non la vedo al palo, e oggi fa sì che con questa Ete che sembrava battuta, comandata energicamente, rientra a un'ottima Selvaggia Dea guidata molto bene da Yole Yannaka. Rivediamo le immagini, 11-3 e per il terzo posto il 5 di Sumillon per la quota.